Minimamente anche con una slide richiamato il tema del ruolo dell'agricoltura e della rete di bonifica, passo con piacere la parola al direttore di Ambi, Massimo Gargano, per il suo intervento. Grazie Presidente, il fondo di Ambi a tutta la sala, complimenti a lei, a Tara, che è intervenuto sinora, per il lavoro fatto e per aver creato i presupposti, secondo me per un confronto utile, molto utile, che in qualche modo devo fare lo sforzo adesso però di dialogare. Io, preparando questa giornata, avevo immaginato, preparando delle slide che raccontavano anni, che raccontavano i consorzi di bonifica, raccontato il nostro piano di mitigazione per il contrasto del dissesto idrogeologico, in qualche modo lo corredavamo con tutta una serie di dati legati al consumo del suolo, alle problematiche della montagna e dell'Appennino, e poi il tutto era ornato da un dato, da un elemento che secondo noi è estremamente significativo. Le riforme della Costituzione, l'eliminazione delle province, fanno in modo che tra il sindaco e i cittadini i livelli istituzionali vanno dal comune e poi c'è la regione, quindi non c'è più niente di diverso. E quindi l'importanza di un soggetto come può essere le competenze affidate al consorzio per colmare la lacuna istituzionale, la lacuna di ascolto, di confronto. Poi tutto questo non lo faccio perché vorrei approfittare di questa opportunità per tentare in qualche modo la provocazione, la proposta, non so come dire. Però insomma Andrea ci dice principi e buone pratiche per integrare tutela ambientale, gestione dei rischi idrogeologici e sviluppo locale. Io credo che questa assemblea possa concordare che noi del nostro territorio conosciamo assolutamente tutto in maniera assolutamente puntuale, non c'è un solo dato che ci sfugge, però i motivi perché le competenze ci stanno e perché le competenze sono importanti. Il problema è che dovremmo porci la questione del perché tutto ciò rimane confinato in un confronto tra competenze, e cioè mentre noi guardiamo l'esempio tedesco su Visa, ma io dico che basta andare a vedere la voce del fiume Tevere, no? Chi la conosce si rende conto di qual è l'approccio di questo paese rispetto al fiume. Credo che sia il più grande insegnamento abusivo che esista in questo paese, dove ogni volta che c'è un problema sul Tevere, un rigonfiamento del Tevere, il problema vero è che lì dentro ci sono migliaia e migliaia di persone in casa, abusiva, tutti notte, stanno proprio lì, stanno nel cuore della città. Rimane lì la questione. Allora queste competenze, queste conoscenze, queste giustissime pratiche, dove le andiamo ad allocare? Le riallochiamo qui un bel confronto tra di noi o? Ma se volete continuo. Stamane uno dei credo, principali quotidiani italiani ha un bellissimo articolo sulla Fiera di Roma. La nuova Fiera di Roma. Se volete continuo. È in un'area, no? Suppositetta, in un'area che si passa. 18 cavalloni, 6 sono già spaccati in due, si utilizzano più, possiamo continuare il nuovo stadio, lo dico anche con qualche principio di appartenenza, però è dubbio che lo sforzo è sempre quello, no? Comprare delle aree a ridosso dei fiumi, le aree agricole, ottenere un cambio di destinazione, un'area che vale zero, diventa il nome di un principio generale, che può essere sportivo, che può essere
sono seduti alla, come si chiama, l'ausilio sociale, come si chiama, 167, tutto se lo chiama come vuole, ma il quadro è un quadro che o questa sala, questa assemblea, questa giornata di oggi diventa un circolo che ha anche tantissime ragioni, forse le ha tutte, ma un po' snobbiste, per cui abbiamo le ragioni e ce le teniamo, le abbiamo, le raccontiamo a testa alta una sera dritta perché di questo si tratta, oppure prendiamo atto che a fronte di ragioni, di conoscenze vere, serie, profonde, no? Poi tutto questo rimane confinato nel nostro circolo. Allora, e quindi i consorzi di bonifica diventano oggetto di giuste, per carità, perplessità, ogni tanto quando tu alzi troppo la voce trovi un parlamento, dici ma non si può fare la fiera di Roma, e guarda caso in Parlamento lo scrivi perché ti chiedono un parere, allora prima della delibera che toglie il tuo parere, da vincolante diventa un parere che se lo dai bene, se non lo dai, se lo rimane in cassetto. Sono quelli che hanno risposto a lei, sindaco, guarda, molto molto delicato. Ma poi ti trovi in Parlamento che è uno schieramento trasversale che fa istanze di soppressione. L'agricoltura è bella, bellissima, tipo, oggi sempre credo sullo stesso quotidiano c'è un servizio sulle ciliegie di Vignola meraviglioso, partono dalle ciliegie, partono da Vignola e fanno un ragionamento economico. Credo che interessasse di più il tour operator che gli agricoltori. Bello bellissimo, però poi fare le ciliegie di Vignola diventa un'impresa, no? Per eroi, e per quei pochi eroi che stanno lì, perché manca tutto un presupposto. E quindi questa non è una visione negativa, però né è una visione tesa ad arrendersi, è l'esatto contrario. Esatto contrario. Io credo che oggi il CIF e tutti i suoi attori, quelli che si sono alternati, quelli che si alterneranno, insomma conosco soltanto Andrea e il presidente di cui ci siamo mandati un po' di mail, pone la questione, no, di modello di sviluppo di questo benedetto paese. Se il modello di sviluppo è quello che la Fiera di Roma la faccio in quell'area, mi vendo l'area sulla Cristoforo Colombo, faccio 1 miliardo di metri cubi per sanare quell'area insanabile e quindi quel bilancio insanabile e poi ricominciare tutto il museo dei cittadini, se il modello di sviluppo è questo, noi rispetto a questo abbiamo. Se abbiamo la certezza che oggi noi stiamo assolutamente parlando di un modello di sviluppo possibile e sostenibile di questo paese, allora io credo che cambia la prospettiva anche del mio quarto d'ora, prego qualcuno di informarmi quando è terminato, ma non voglio assolutamente non ringrazio. Portare è efficacissimo, spaventosamente efficace. Orgogliosi di questo, orgogliosi anche di una coalizione che a mio modo di vedere a livello istituzionale è importante. Io non credo che sia casuale la scelta di questa sede dell'ANCI, io non credo che sia casuale anche la presenza di chi parla, perché insomma per quanto ci riguarda i consorzi di coalizione si sono espressi in maniera molto molto serena rispetto alla tematica di dissesto idrogeologico, anche facendo degli errori, però abbiamo fatto un piano che va da nord a sud del paese, abbiamo fatto un piano che contrasta, no? Che ha degli effetti mitiganti sul dissesto idrogeologico, lo abbiamo fatto con una progettualità che nella stragrande maggioranza dei casi è esecutiva, cioè pronta, è disponibile, la presentiamo ogni anno e ci sarà una ragione con gli amici dell'ANCI, e ce ne sarà una ragione per cui ci muoviamo, no? Con quello che è un livello istituzionale a cui crediamo. Oggi io credo che dobbiamo porci la domanda se tradurre con maggior forza tutto ciò, no? Se dobbiamo, maggior forza, con maggior importanza tutto ciò in un qualcosa che diventi dominante nella cultura della gestione del paese. Perché se la cultura del paese passa l'idea, quindi di chi ha le responsabilità di governare, come diceva
passa l'idea che la direttiva quadro sulle acque non può essere il terreno di scontro tra l'agricoltura e l'ambientalismo più estremo, ma deve essere un momento dove le due vicende convivono. Se passa il quadro che il fiume è uno strumento economico, uno strumento di occupazione, è uno strumento di sviluppo sostenibile per questo paese, se passa l'idea che la legge sul consumo del suolo, io qui sarei pronto a scommettere, ovviamente scommetterei del mio denaro, però sono pronto a scommettere, nonostante la buona volontà di tanti parlamentari, penso soprattutto ai relatori, ma è una legge che non vedrà la luce, perché verrà assolutamente impantanata nei vari livelli, nei vari passaggi istituzionali. Ma se passa una cultura che quella legge sul consumo del suolo non ci costringe, come ha costretto Cusparoli, a portare esempi che vengono sempre dalle altre parti del pianeta, ma è sufficiente, saremmo no, orgogliosissimi di raccontare cose che accadono in questo paese. Allora se questa diventa una coalizione, e oltre a essere una coalizione di sapere, di competenze, di intelligenze, di sensibilità, ma è una coalizione culturale che mette al centro proprio di questa cultura anche la cultura di un'idea di dove andare, allora ho la sensazione che oggi noi abbiamo fatto davvero un grande lavoro. Ed è questa in qualche modo la sfida che Andrea e io dovremmo porci. Io mi sostituisco a te e al Presidente per salutare l'onorevole Braga, che è proprio la relatrice di una legge sul consumo del suolo che è stata più volte citata. Ma questa è la sfida, che ci siano dei segnali positivi, indubbiamente ci sono, perché se parliamo appunto di questa legge, se parliamo di una unità di missione, l'unità di missione era qualcosa che semplicemente qualche mese fa non avremmo minimamente neanche pensato, insomma tutto sommato l'idea era diversa, invece oggi è tangibilmente qualcosa che c'è, un lavoro l'ha fatto, che alcune regole l'ha cambiate, che poi venga messa in condizione di mettere in campo tutte quelle enormi potenzialità che raccoglie, tutte quelle attese che raccoglie, credo che questa sia la sfida forte. Noi, per quanto ci riguarda, per le nostre competenze, appunto, che sono quelle legate alla gestione integrata, alla difesa del suolo, gestione dell'acqua irrigua, delle cose le facciamo, le mettiamo a disposizione, una rete sul territorio c'è. Mi fa piacere raccontare qui anche il contributo, perché manca qualcuno che lo fa in maniera diretta, allora mi permetto di farlo io per loro, ma il contributo che l'agricoltura può dare. L'agricoltura può dare un contributo rispetto alla vicenda del dissesto idrogeologico fondamentale. Il dissesto idrogeologico si combatte senz'altro con i consorzi di bonifica, senz'altro lo si combatte con tecniche, con scelte politiche, ma il dissesto idrogeologico ha un primo livello, che è la presenza dell'uomo agricolo nelle aree più difficili. Le aree più difficili noi in questo paese, non voglio dire sono tutte, ma pensate a tutta la dorsale appenninica, è un'area difficilissima. È un'area difficilissima e sarà sempre più difficile in ragione della mancata presenza dell'uomo. Al di là di tutto, nessuno di noi può pensare che si viva in montagna per fare le fiere vendendo il miele, oppure si vive in montagna. Quelle sono cose che esistono, che hanno una logica, ma hanno una logica che è marginale, hanno una logica che non fa reddito, per cui piace, può essere, ma non è la logica che consente a un'impresa, a un imprenditore di dire faccio la scelta, la qualità della vita mia, della mia famiglia, la leggo a stare in questi territori. Per cui si abbandonano quei territori e si va nei territori più facili. I territori più facili sono quelli di pianura e lì dentro c'è un'ulteriore presenza dell'uomo, quindi c'è l'uomo che ci abita nei territori più facili, c'è l'uomo che ci mette una serie di attività, ma c'è anche l'uomo agricoltore. E là un po' la sfida, no? Quell'agricoltore deve essere il primo protagonista, da una parte nel contrasto al dissesto idrogeologico con la sua presenza. Dall'altra parte quell'agricoltore è anche un soggetto protagonista in un modello di sviluppo che io credo non può vedere la grande industria, l'industria in questo paese. Alcune questioni si fanno, la Fiat ne è una dimostrazione, la Fiat ritrova quando insomma
non dico che esce dall'Italia, ma quando va a fare la sua sfida delle macchine la va a fare nel mondo, lì ridiventa Fiat, diventa quella grande azienda che è. Ma se fosse rimasta, no, la sua Torino, la sua piccola Torino, confrontandosi, no, con l'industria automobilistica, soprattutto asiatica, indubbiamente rimaneva la Fiat che probabilmente doveva essere la Fiat delle grandi casse integrazioni, sopportata e supportata da tutti i cittadini. Cambia la sua audizione, si apre. Io credo che la grande industria, no, in questo paese può esserci, ma può esserci in una maniera, no, che la colloca in un contesto di mercato globale, di economia globale. È la piccola e media impresa in questo, la piccola e media impresa per dare una sostenibilità in questo, l'ambiente, il territorio, il paesaggio, l'agricoltura, l'agroalimentare sono dei, veramente dei soggetti protagonisti, ma è importante perché? Perché sono i soggetti protagonisti della logica, no, di competere con la distintività, con l'identità dei valori del territorio che lì dentro, io credo che questo tavolo, questa assemblea ha una sua grandissima capacità, non solo di ascolto ma anche l'autorevolezza della conoscenza dentro un modello di sviluppo economico sostenibile. Grazie.